Frutto dello sforzo creativo di un unico autore, Lusen è un open world dal design minimale e dai colori sgargianti, che punta ad immergere il giocatore in un cammino di crescita e scoperta. A firmare il progetto è l'australiano Christian Keb, professionista che vanta una lunga esperienza nel campo degli effetti visivi cinematografici. L'intenzione è quella di dipingere a schermo un'epopea attraverso l'ignoto, in cui non si abbia mai la certezza di ciò cui si sta effettivamente andando incontro, in un viaggio che può essere portato a compimento esclusivamente contando sulle proprie forze. Con queste premesse ha iniziato a prendere forma un action adventure open world in cui il giocatore impersona il protagonista, Lusen. Il ragazzo si ritrova all'improvviso a dover fronteggiare un dramma di stampo fiabesco. Il suo villaggio è infatti stato avvolto dalle tenebre e un sonno profondo si è impossessato degli abitanti. Unico membro della comunità ad essere sfuggito al terribile destino, Lusen sarà costretto ad abbandonare la terra natia per avviarsi lungo un sentiero sconosciuto. La destinazione finale del protagonista è una lontana montagna. Scalandola, spera di poter comunicare con le antiche divinità del luogo per rivolgere loro una preghiera affinché decidano di liberare il suo villaggio dalla morsa di oscurità. Queste entità sono tuttavia profondamente misteriose e Lusen non è certo di quali siano le loro reali intenzioni. Attraversando aree ormai abbandonate dagli esseri umani da diverse generazioni, il coraggioso protagonista si imbatterà in molteplici tipologie di avversari che fremono dal desiderio di proteggere il proprio territorio. All'orizzonte si stagliano invece lontani gli antichi dei, le cui sembianze rievocano l'indimenticabile mitologia di Lovecraft. Il mondo di Lusen cita del resto apertamente lo stesso Cthulhu, al quale è dedicata una statua posizionata al centro di un sito rituale. Per realizzare la sua opera, Christian Keb ha scelto di utilizzare il versatile Unreal Engine 4, col quale ha dipinto avvolgenti scenari, caratterizzati da linee morbide e minimali. Il materiale diffuso sino ad ora dall'autore non consente evidentemente di farsi un'idea precisa di quelle che saranno le dimensioni dell'universo di Lusen o della varietà di ambientazioni che troveremo al suo interno. Un buon bilanciamento tra questi due elementi sarà tuttavia un perno centrale attorno al quale valutare l'efficacia del lavoro svolto in fase di sviluppo. Nelle intenzioni di Keb, infatti, l'esplorazione dovrebbe giocare un ruolo decisamente importante, rappresentando sia un modo per apprendere maggiori dettagli di lore, sia un utile espediente tramite il quale conseguire alcuni potenziamenti. Il protagonista partirà infatti all'avventura portando con sé come fidati compagni solamente un arco e una spada. Recuperando misteriosi globi dorati sparsi per il mondo di gioco, sarà invece possibile apprendere alcune tecniche elementali, utili sia in combattimento sia durante l'esplorazione. Un ruolo di particolare rilievo nell'economia dell'avventura sembra inoltre essere giocato dall'alternarsi di luce e oscurità. La spada del protagonista ha infatti la capacità di assorbire la luce circostante per scatenare i suoi nemici degli attacchi potenziati, ma non solo. L'arma può anche accumulare la luce e illuminare percorsi attraverso luoghi oscuri come grotte sotterranee. Sul fronte del combat system, Lusen propone un approccio vincolato alle due armi a disposizione del giocatore. Utilizzare l'arco consentirà di affrontare gli avversari dalla lunga distanza, mentre il ricorso alla spada attiverà un sistema di concatenazione di combo in stile hack and slash. Il sistema di progressione del personaggio consente di specializzarsi nell'uno o nell'altro ambito, ma anche di distribuire equamente le risorse a propria disposizione per plasmare un combattente equilibrato. Il giovane Lusen avrà inoltre la possibilità di realizzare attacchi in salto, balzi da fermo e in movimento, oltre che schivate in grado di offrire alcuni frame di invincibilità. Con questi strumenti il giocatore dovrà fronteggiare sia animali selvatici sia pericolosi boss. L'esperienza di gioco punta infine ad offrire una coinvolgente componente narrativa che si sviluppi in maniera fortemente lineare. Al momento non è prevista la presenza di quest secondarie, ma l'autore australiano non ha ancora preso una decisione definitiva in merito. Certamente l'immaginario concepito da Lovecraft possiede un fascino intramontabile e vederlo calato in un universo apparentemente luminoso e fiabesco potrebbe generare un'amalgama intrigante. Nonostante le difficoltà e l'assenza, almeno per il momento, di un publisher, lo sviluppatore punta a rendere disponibile una demo entro il mese di giugno. Quest'ultima sarà il primo vero banco di prova per un progetto dalle dimensioni forzatamente contenute, ma che sembra essere confezionato con la giusta dose di passione. In conclusione, vale la pena sottolineare che la pubblicazione di Lusen è attesa al momento in esclusiva su PC, con una finestra di lancio fissata per il 2021. Restate quindi con noi per non perdervi nessuna novità su questo nuovo action adventure di stampo open world.